quarto momento, penultimo, che domani termineremo questo piccolo percorso insieme, penultimo che però ci vede già in procinto di completare l'opera, di mettere insieme tutti i pezzi che compongono il crocifisso di San Damiano, con appunto la parte che manca, quella del volto. Abbiamo assemblato gradatamente questo crocifisso e assemblando il crocifisso abbiamo gradatamente fatto passare parte per parte il corpo di Cristo, no? Il corpo di Gesù, inteso nel nostro percorso come quel presente, quel dono presente a noi che ci fa essere presenti e dono per gli altri, no? Se vogliamo. E quindi in qualche maniera, se volete, ci siamo un po' dati gli elementi per ricomporre anche il nostro corpo, ok? Ci siamo dati gli elementi per ricomporre anche il nostro corpo, inteso appunto in questo contesto come presenza, come, per dirla un po' con Heidegger, no? Come esserci, con la C maiuscola, esserci. Heidegger diceva, tra le altre cose, no? Tante, no? Però quella frasettina lì a me era rimasta impressa. L'esserci non si porta, non si è portato nel suo C da se stesso. Frase heideggeriana, per dire però che abbiamo bisogno di qualcuno per esserci. Non si è portato nel suo C da se stesso. È forte. Perché in fondo ciascuno di noi è fatto a immagine e somiglianza, no? Di Dio. E solo recuperando questa somiglianza perduta, l'immagine ce la portiamo dentro. La tradizione teologica orientale parla appunto, no, che l'immagine rimane, noi siamo immagine di Dio, abbiamo perso la somiglianza e dobbiamo recuperare questa somiglianza. La nostra vita è un cammino per recuperare la somiglianza perduta con questo corpo, con questo Cristo, con questo volto, no? Un po' come è successo a Francesco, ha recuperato la somiglianza a tal punto da diventare un altro Cristo. Quindi, rullo di tamburi, pa, 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 pa. Aggiungiamo anche il volto. Ecco, così è completo. Adesso possiamo concentrarci anche sul volto, che è tanta roba, perché nel volto, il volto è l'unica parte del nostro corpo che concentra in sé tutti i sensi. È interessante. E ci permette l'incontro pieno con l'altro, con l'alterità. Tramite il volto, no? L'essere umano parla, no? Di sé, si svela, ma attenzione, contemporaneamente si cela. Il volto non è subito qualcosa che ci restituisce l'identità dell'altro, l'altro è presenza e mistero, sempre e contemporaneamente. E in questo ci può venire in aiuto il grande Emmanuel Levinas, il quale faceva sul volto, ne ha scritte di cose interessanti. Levinas scriveva, adesso io parafraso un po', no, il filosofese di Levinas, però è una cosa bella, interessante. Diceva, gli altri sono presenti, gli altri, l'alterità, insomma, l'altro che mi incontra, sono presenti e si manifestano noi in un complesso culturale, lui dice, dal quale hanno lume, dal quale ricevono luce, come un testo nel suo contesto. Vero? Cioè gli altri noi li conosciamo attraverso il contesto, gli altri arrivano da la conoscenza da altri è tramite anche il contesto in cui sono, la cultura da cui arrivano, noi conosciamo l'altro per tutte queste cose qua, però lui aggiunge, ecco, ma attenzione che lui usa questi termini belli, densi di significato, ma l'epifania degli altri, la manifestazione degli altri, comporta una significanza sua propria, cioè gli altri non sono soltanto da interpretare nel loro contesto, ma anche senza questa mediazione gli altri significano per se stessi, lui dice. C'è un'alterità che va al di là di tutto, che noi presentiamo portandoci davanti agli altri, che va al di là del contesto, della cultura da cui arrivi, è una significanza tua propria che porti, è proprio il tuo esserci puro, prima dei contesti, prima delle precomprensioni dovute a quello che ci circonda, no? Insomma, si può enunciare la cosa in questo modo, lui dice, quel fenomeno che è la comparsa di un altro a me è anche volto, volto. L'epifania del volto, la manifestazione del volto è, lui la chiama con tutto maiuscolo,
visitazione. Tu incontri un altro e ricevi una visitazione, la visitazione, no, di Maria a Elisabetta, due donne che si incontrano, ma si incontrano nel mistero che le travalica, che le supera. Due donne gravide che si incontrano e contemporaneamente, cioè, non si possono più giudicare per le categorie e basta, le categorie in cui normalmente loro erano inserite, ok? Due donne gravide per un mistero grande che le travalica, che le supera, che loro hanno abbracciato, i loro volti si guardano, si incontrano, e in quell'incontro lì Maria incontra Elisabetta, ma non incontra più solo sua cugina, incontra il mistero, e viceversa. Elisabetta incontra Maria e non incontra più solo una sua parente, ma incontra il mistero dell'altro. È visitazione, è mistero, l'altro è presenza e mistero, l'altro si svela attraverso il volto ma contemporaneamente si cela, perché tu non puoi essere nella testa dell'altro, nel cuore dell'altro, quindi lo guardi ma non sai esattamente cosa il mondo che c'è dietro. E questo vale per tutte le nostre relazioni, no? Compresa quella più stretta che quasi tutti noi abbiamo, quella con nostra moglie. Quando tu credi di conoscere bene tua moglie, di conoscere come un libro aperto, lì incominciano i problemi, perché non è vero. L'altro è sempre un altro, rimane un altro. Per quanto tu possa conoscere intimamente una persona, c'è sempre quel pezzettino di mistero che va salvaguardato, va coltivato e custodito, come il giardino dell'Eden. E quindi Levinas ci aiuta, no, così a intuire che nel volto che incontro, no, quindi per stare anche al nostro tema, anche in quello di Cristo, nel volto di Cristo che io posso incontrare, ecco, bisogna saper scorgere anche questo mistero che affascina e apre orizzonti. Il mistero, ve lo dicevo anche l'altro giorno, ha sempre due volti, no? O ti spaventa e quindi istintivamente, oddio, il mistero, faccio un passo indietro, oppure ti affascina. Se ti affascina vuoi avvicinarti per capire cosa c'è sotto sto mistero, no? E quindi quando ti affascina il mistero spalanca orizzonti dove normalmente si pongono i confini, no? I paletti. Orizzonti che però non possiamo, dobbiamo accettare di non poter controllare totalmente, perché il volto dell'altro è libero. Non possiamo controllare il mistero del volto dell'altro. Ecco, prima di tutto bisogna imparare ad accoglierlo con gratitudine e fiducia, perché noi sappiamo essere un volto d'amore, quello di Dio. Quindi non dovrebbe spaventarci d'istinto. Allora proviamo ad accostarci a questo volto con la benevolenza, con la gratitudine e la fiducia che questo volto può comunicare una promessa di bene per la nostra vita. Posso prendere un altro esempio, no, per farmi capire meglio questo discorso della fiducia e di guardare al mistero con un'apertura che non ci spaventa. Ecco, ci può aiutare, credo, anche un'altra persona che a me personalmente ha aiutato tanto, no? Durante gli studi io ho avuto così la fortuna di incontrare alcune persone che hanno segnato in modo particolare un po' il mio percorso, no? Uno di questi, Silvano Petrosino, non so se lo conoscete, è un filosofo, è stato un mio insegnante, e lui in un suo libretto che si intitola Cercare il vero, suo libricino bello, cita un passo di Dostoevskij dei Fratelli Karamazov e poi lo traduce un po' alla sua maniera, no? E il passo è questo qua, proprio due righe brevissime, no? C'è Aliosa che dice a Ivan, dice: io penso che tutti debbano amare la vita avanti a ogni cosa al mondo. E lui risponde: amare la vita più che il senso della vita? Proprio così, amarla più della logica, come dici tu, proprio più della logica, e allora soltanto ne afferrerai anche forse il senso. E Petrosino, lui fa questo ragionamento e dice che l'essere umano, l'umano, è costantemente alla ricerca di senso, del senso delle cose. Però bisogna stare attenti, perché, cito lui, gli uomini rischiano costantemente di interpretare e vivere la ricerca di senso, lo mette tra virgolette, sempre e solo nella prospettiva e nell'attesa di una perfetta e soprattutto dominabile corrispondenza di tutto con tutto. Come se il senso dovesse necessariamente identificarsi con quel sapere tutto pieno e sempre chiaro e distinto, tutto attaccato lo scrive, con quel sapere tutto pieno e sempre chiaro e distinto, capace, così si sogna, di sciogliere ogni nodo e di colmare ogni inquietudine.
Quando gli uomini cadono in una simile trappola, smettono di comprendere e di vivere il senso in quanto segno, simbolo. C'è che è rinvio, direzione, profezia. Per dirla con Baglioni, i cieli smarginati di speranza, avete in mente? Baglioni, è bella quella canzone lì, a me piace un casino. Baglioni quando canta la vita adesso, e cieli smarginati di speranza. Quelli sono il segno che c'è qualcosa che ti travalica di più. Noi invece tendiamo a prendere le cose e incasellarle, dargli un significato di sapere tutto pieno, sempre chiaro e distinto, così almeno lo controllo. E questo segno, no? Non lo percepisci più, questo simbolo non lo percepisci più, lo percepisci solo come cosa, quindi un oggetto di possesso. Invece lui dice la religione beata sa invece che Dio è spirito, e proprio per questo sa, contro ogni tentazione d'appropriazione, che la sua adorazione può venire solo in spirito e verità. Occorre resistere, lui la chiama, alla tentazione del senso così inteso. E questa cosa qui, in questa scia, no? Allora il volto di Cristo non è primariamente un senso da capire. Noi guardiamo, no? Il volto di Cristo e rischiamo di incasellarlo in un senso da capire, in una dottrina da, come dire, snocciolare nella nostra giornata come dei bravi soldatini. Ma prima di tutto il volto di Cristo è presenza, cioè dono, segno d'amore, no? È mistero d'amore, perché non lo possiamo controllare, lui è Dio e noi siamo uomini. È mistero d'amore che ci guarda, che ci riguarda e si offre spontaneamente al nostro io, passatemi il giochino di parole, no? Si offre spontaneamente al nostro io proponendosi, non imponendosi, proponendosi come il tu maiuscolo che ci fa essere davvero, se vogliamo, ci fa essere davvero nel momento, e finisco col gioco di parole, ci fa essere davvero nel momento in cui sboccia nel noi della relazione autentica. Quindi prima di ogni incasellamento in un'ideologia, il volto di Cristo è semplicemente il volto dell'amore che ci guarda. Il volto di Cristo ci guarda e semplicemente ci chiede una cosa: tu vuoi essere te stesso con me? E poi si tace, perché attende la nostra risposta. Tu vuoi essere te stesso con me? E allora così possiamo chiederci con onestà: come ci poniamo di fronte a questo volto? Lo abbiamo incasellato in un senso, oppure lo sentiamo come un compagno di viaggio libero e sempre da scoprire? Perché insomma da questa roba qua dipende anche il nostro servizio diaconale, Dipende anche da questo, dipende da questo, perché se riduciamo Cristo a un'ideologia, allora il nostro servizio diventerà freddo e inutile, proprio il contrario di una cosa che serve. Invece l'essere umano, tutti gli esseri umani, non hanno bisogno di qualcuno che gli sappia fornire, come dire, tutte le risposte, piuttosto l'umano ha bisogno di qualcuno che sappia aiutarlo ad abitare con lui le domande. Questa è la prima cosa, abitiamo insieme la domanda. Facciamo nascere punti di domanda e abitiamoli insieme. Non dobbiamo fornire subito, no, la carretta, no, rovesciare giù. Hai bisogno di risposte, ne do una carrettata di risposte. Vado a prendere la teologia morale, la Chiesa di risposte te ne può dare a bizzeffe, a iosa, encicliche così, sinodi. Io dico, va bene, per l'amor di Dio, bisogna fare anche queste cose qua, però... Io in questi giorni non voglio demolire la... Attenzione, non fraintendetemi, non voglio demolire l'istituzione, la tradizione, la dottrina. Io non demolisco nulla. Io dico grazie a queste cose perché ci sono. Però il mio intento è semplicemente quello di dire, però queste cose hanno un cuore, hanno un'origine. E a questa origine qui bisogna sempre cercare di tornare, altrimenti tutto si svuota di significato e di senso, e noi in primis non comunichiamo più nulla. L'essere umano non ha bisogno di qualcuno che sappia indicare sempre le strade, no? Nel dettaglio, io dico, ci vuole l'indicazione, ma non nel dettaglio. È bello invece accostarsi a una persona, magari aiutarla ad attraversare la strada, e poi accendiamo Google Map insieme e guardiamo dove dobbiamo andare. È diverso. Se no, no, a priori, no, adesso tu vai di là, gira a sinistra, vai a destra, poi cosa, cioè attento al ponte, poi se ci sono i lavori gira da quella e poi stai a casa tua, no? E così non sei compagno di cammino di nessuno.
facciamo un pezzo di strada insieme, guardiamo insieme Google, perdiamoci insieme, sbagliamo insieme, ma almeno abbiamo fatto insieme un pezzo di strada. E noi, appunto, come diaconi, credo, no, nella liturgia, nella carità, nella parola, nella vita che Cristo incontriamo, che Cristo proponiamo. Chiediamocelo. Penso che ci faccia bene chiedercelo e vedere un po'. Perché io credo così, no? Che se il volto che proponiamo, ecco, se il suo non è il volto dell'amore che si fa servizio, che si fa tenerezza, che si fa vicinanza, allora, Houston, abbiamo il problema. Problema serio. Ecco, io penso che Francesco incarna davvero un essere umano che è stato capace di riconoscersi figlio, è stato capace di vedere nel volto di Cristo questo amore qua. Il crocifisso di San Damiano, vedete, è un crocifisso di, come dire, di stile bizantino, no? Un'icona di stile bizantino. Ed è uno stile, l'avrete magari già sentito, no? È uno stile molto bello che poi è andato un po' perduto nei tempi che si sono succeduti. Perché è uno stile, questo qua, dove il Cristo è, com'è che si dice il Christus, aspetta, ce l'ho scritto qua, Christus triumphans, vivo, con gli occhi aperti. Se fate caso, andate nella Basilica di Santa Chiara, nella cappellina di lato dove c'è custodito l'originale, lo vedete, no? Poi vi spostate, perché il percorso è obbligato, vi spostate e siete costretti a rientrare nella chiesa principale. Sopra l'altare c'è un altro bellissimo crocifisso enorme, no? Così, morto, con gli occhi chiusi. E questa iconografia del crocifisso morto con gli occhi chiusi, dopo, sostanzialmente ha soppiantato questa roba qua. Perché è cambiata l'idea teologica. Non si voleva più celebrare tanto la risurrezione quanto la passione, la morte. E allora lì fa cilici, ceci, ginocchio sui ceci, fatti del male, che così espii le tue colpe. Vero o no? Un po' questa roba qua, scusate, ma l'abbiamo fatta passare tanto, eh? Invece questo è un Cristo vivo, è un Cristo risorto, è già risorto. Il suo sacrificio è servito per la risurrezione, per la gioia, per la vita. Perché il chicco di grano caduto in terra, no? Muore, ma per far che cosa? Per morire? Scusate se mi scaldo un po', ma io mi girano le scatole, no? Quando sento ancora certe predicazioni o certe cose che sono lì tutte ancora a farti sentire sti sensi di colpa. Ma basta, basta. Cristo è risorto. Cristo è vivo, Lui vuole che la nostra gioia sia piena e il chicco di grano non cade in terra per morire, ma per dare frutto, quindi per dare vita, vita, non morte, vita, non tristezza. Perdonatemi, ma è importante, altrimenti andiamo a casa tutti, non serve a niente altrimenti. E questo è il Cristo che ha incontrato Francesco, altrimenti non ne parleremmo di Francesco ancora oggi. Perché si è infiammato così tanto a incontrare quel volto lì, che l'ha raccontato così bene, che se ne parla ancora oggi. Quindi è un volto vivo, e Francesco ha visto e conosciuto questo Dio vivo, ha trasmesso questo Dio vivo. Perché ha saputo trasmetterlo? Perché ha cercato di impostare la sua vita in questo incontro, no? In tutte le cose che faceva. Ha saputo aprire il suo cuore all'infinito, no? Nascosto dentro le piccole cose, è diventato santo a casa sua. Non ha fatto chissà che cosa, no? Lo dicevamo. Lo ha saputo vedere nella natura, nel creato, nei fratelli e nelle sorelle che incontrava. Lo ha visto nei poveri, nei sofferenti. Lo ha cercato, no? Nella solitudine della preghiera, negli anfratti delle rocce, dove viveva, cercava di vivere una sorta di seconda gestazione, no? Nelle rocce anticamente si entrava come in un ventre materno, no? E se la scrittura, appunto, ci consegna il fatto che Dio è amore, ecco, allora Francesco ha incontrato l'amore in tutte queste cose qua. E ha saputo lasciarsi plasmare, trasformare da questo amore, diventando amore lui stesso. Il suo corpo si è conformato a quello dell'amato. Alla Verna lui riceve le stimmate, che non sono un segno di sofferenza, sono il segno del Cristo risorto che ha vinto la morte. Le stimmate non sono un segno, sono anche il segno della sofferenza, ma non finisce lì. Il focus è da mettere sulla risurrezione. Infatti Cristo risorto appare, no, si manifesta ai suoi e gli fa vedere
che porta nel suo corpo vivo e risorto i segni della passione. Ma non per dire guardate come ho sofferto, no, per dire guardate che ho vinto la morte. Dalla morte si passa, ma per la vita. In questo senso credo che la preghiera che può riassumere bene la vita di Francesco e può essere uno sprone per noi, no, per dire anche noi vogliamo provare a giocarci così la nostra esistenza, anche come diaconi, ecco, è quella preghiera che dicono sia di Francesco, è attribuita a Francesco, molto probabilmente non l'ha scritta lui, non l'ha dettata lui, è la preghiera semplice, però a lui si adatta davvero bene, come un bel vestito proprio fatto su misura da un sarto, bravo, per cui penso che sia bello, prima di concludere proprio, ho ancora una cosina semplice da dirvi, però concludere proprio dicendo insieme, ecco, questa preghiera qua. O Signore, fa di me uno strumento della Tua pace. Dove odio, fa che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti il perdono. Dove discordia, che io porti l'unione. Dove dubbio, che io porti la fede. Dove errore, che io porti la verità. Dove disperazione, che io porti la speranza. Dove tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti la luce. Oh Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare, di essere compreso quanto di comprendere, di essere amato quanto di amare. Perché è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita alla vita eterna. Chi incontrava Francesco, chi incontrava questo piccolo e semplice frate, poteva godere dello stesso sguardo d'amore di Gesù. Lui rendeva attuale quel volto lì. E quindi io penso che davvero di tante cose c'è bisogno, ma la prima cosa di cui c'è bisogno oggi è davvero di persone che sappiano trasmettere, ritrasmettere questo sguardo, riproporre questo sguardo agli altri. Uno sguardo di tenerezza, uno sguardo che cura, uno sguardo di compassione, uno sguardo che non giudica, uno sguardo di perdono. Metteteci dentro tutto quello che volete. Come diaconi credo che questa cosa qui ci tocca, ci tocca tanto. L'incontro, ecco, con un volto che ci guarda con amore abbatte i muri, no, di separazione, che tante volte ci costruiamo noi o ci troviamo costruiti intorno. Trasforma, no, quelli che sembravano i confini invalicabili in orizzonti aperti, no? Alla speranza, e rilanciano la vita, donandoci quella gioia evangelica, quella profonda, no? Di chi finalmente sente di essere amato, di essere guardato con amore e di dover amare a propria volta per essere felice. Abbiamo bisogno di amare per essere felici. Tutto allora diventa motivo di lode, è possibile, no? Tutto cambia perché non perché diventa diverso, non è che magia, cambia scenario, no, lo scenario rimane quello, l'umanità che viviamo, la quotidianità che viviamo, però ecco, siamo cambiati forse noi, è il nostro sguardo a essere cambiato, a essersi trasfigurato e quindi a vedere le cose con benevolenza, perché incontrando il volto di Gesù, il volto dell'amore, anche noi possiamo incontrare noi stessi. Il volto di Gesù è come uno specchio, lui ti guarda e riflette la tua vera immagine, l'immagine del figlio. Bellissima questa cosa qua, noi siamo figli e allora guardando a lui noi possiamo vedere la nostra vera essenza, no, umana, e scoprire la nostra più autentica identità, la nostra verità, una verità che ci fa sentire amati e ci chiama ad amare al modo di Gesù. Abbracciando non più così la logica del chi sono io, ma del per chi sono io. Lo dicevamo l'altro giorno. Cioè quindi la logica del servizio per amore, no? Come ha fatto Gesù lavandoci i piedi. Bene, allora spendiamo, ecco, questo altro tempo di silenzio che ci rimane. L'invito che vi faccio è perdetevi un attimino dentro il volto di Gesù. Provate a mettervi semplicemente a guardarlo. Incontriamo questo sguardo vivo, con gli occhi aperti, no? Cerchiamo l'intimità dello sguardo, che è
svelamento di amore e contemporaneamente mistero grande che dischiude orizzonti nuovi alla nostra vita. Fermiamoci davvero con lui, cuore a cuore, gustiamo la dolcezza di questo sguardo, no? Per noi, uno sguardo presente che ci fa presenti, tutto maiuscolo, sia presente che dono, uno sguardo che ci dice: io ti amo, io ci sono per te, desidero la tua gioia, quella gioia piena che apre alla vita nell'unica dinamica possibile perché questa vita possa dirsi veramente tale, cioè quella feconda del dono. Gesù ci guarda e ci chiede: tu vuoi essere te stesso con me, amiamo insieme. E allora chiudiamo, ecco, anche questo momento, cerchiamo il suo volto. Buona continuazione. Grazie.